Sì, come giustamente hai detto, hanno colpito con almeno 7 razzi l'aeroporto di Dnipro, rendendolo completamente inagibile. Ovviamente lo scopo è quello di distruggere tutte le infrastrutture per impedire poi afflussi di qualsiasi tipo, sia alla città sia alla regione del Donbass, dove si sta preparando una grande offensiva. Qui è un continuo affluire di profughi, tant'è che quello alle mie spalle è un ex hotel che è stato compatto da un ragazzo che si chiama Ilia, che è qui vicino a me, e che con il padre hanno deciso di trasformarlo in uno shelter per rifugiati. E qui sono arrivati proprio da Kramatorsk. Ci sono persone che, il solo giorno prima, le persone con le quali io ero in stazione quella mattina, alcune di queste sono qui adesso e si sono salvate perché sono riuscite a partire il giorno prima. La situazione è quella che adesso le ferrovie sono poco usate. Mi è capitato proprio di valutare la situazione ieri, poco prima di partire, perché sono andato a Sloviansk, che è l'unica stazione che in quel momento funziona tra Kramatorsk e Sloviansk per andare verso Dnipro, e la stazione era vuota in pratica. C'era il treno che stava partendo, il treno di evacuazione, ma c'erano pochissime persone perché le persone hanno paura adesso ad andare in stazione perché pensano di essere degli obiettivi giustificati. E questo dà l'idea della gravità della situazione.